Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. C'è blocchi e riceve Fabi, blocco di Guariglia. Fabi prova il tiro da difficilissimo in faccia all'avversario. E Campanaro, non si dimentica mai. Ho parlato con Alfredo Ospici, che chiedeva informazioni sulle condizioni delle corde vocali di Giuseppe Pellicano. Io l'ho portato in diretta per capire un attimino come sta messo Giuseppe. Buongiorno. Sì, buongiorno. Le corde sono ancora lì che purtroppo cercano di recuperare. Abbiamo speso molto in questi due giorni, assolutamente. Speriamo di riprenderci. È colpa di gara 1, di Tafai, di Vosquil, di gara 2, di Fabi, di Caroti, di chi? L'emozione dell'ultima azione sicuramente ci ha sorpreso tutti, anche perché per troppe volte abbiamo visto sfumare partite nell'ultimo secondo, quindi l'emozione ci ha portato a urlare, insomma. Ma speriamo di rifarci anche nelle prossime gare, perché abbiamo bisogno ancora di completare l'opera. Assolutamente, ieri nel post gara ci siamo ritrovati un po' tutti insieme alla squadra, tanta preoccupazione per Roberto Marulli, che purtroppo dovrebbe essere out. Aspettiamo ovviamente comunicazioni ufficiali. Una brutta botta per Roberto, che è una rotazione in meno per una Viola che sta provando a fare quadrato con rotazioni ridotte, lasciando meno spazio a giovani come Tafai, Babilozze o Guaccio sugli esterni, e con gli uomini contati anche rispetto a Chieti, che può contare su una panchina più lunga. Prima abbiamo ascoltato il coach Bartocci, Fallucca fuori praticamente per scelta tecnica. Fallucca è un ex della Viola. Sì, di fatto ti ha fatto capire dalla sua risposta che è stata una scelta tecnica. Loro hanno una panchina sicuramente più profonda, l'avevano già prima di questa brutta tegola di Marulli. Ora aspettiamo di avere notizie ufficiali, però bisogna fare di necessità virtù, stringersi tutti in quadrato, sfruttando anche i minuti di giocatori, appunto, come dicevi prima, come Babilotto e Guaccio, che ultimamente non hanno visto il parquet, magari potrebbero essere più freschi. Da loro si chiede un contributo in termini di intensità difensiva e in termini anche di rotazione, che possono garantire per pari di tirare il fiato a quello che è lo starting five. A me Guaccio nella gara contro l'Agrigento il giorno d'andata non era per nulla dispiaciuto, e poi è un po' scomparso nella panchina nero-arancio, si è visto veramente pochissimo quest'anno, purtroppo per lui, e adesso bisogna fare quadrato in un momento veramente particolare, bisogna vincere. Sì, assolutamente, lo stesso Babilozze, forse commentavamo ieri tornando da Chieti, Gianni, ha pagato quella sciagurata azione contro Scafati, non lo so se per questo motivo, ma comunque Babilozze può dare un contributo, Guaccio, e poi non dimentichiamo che coach Bolignano l'ha dimostrato in gara 1, è in grado di coinvolgere tutti gli uomini del roster. Tafai ha risposto molto bene in gara 1, ieri un po' meno, ma tutti devono sentirsi coinvolti nel progetto, perché a questo punto in due gare ci si gioca un'intera stagione. Andiamo con le pagelle. Caroti si becca anche i complimenti di coach Bartocci, non fa più notizia la sua faccia tosta, ha veramente combattuto come un leone, è uno degli uomini della rimonta tra terzo e quarto periodo e si sta sbattendo come non mai. Sì, Caroti appunto ha detto bene, si è preso i complimenti di Bartocci, che non è l'ultimo arrivato in fatto di panchina in questa categoria, è sempre stato tonico sul pezzo, ha tirato molto bene da tre, non è stato l'ultimo ad arrendersi, artefice anche della rimonta che ci aveva portato a sognare, perché poi vedevo un po' qui i dati, noi dal ventesimo fine secondo quarto eravamo sotto di 13, poi siamo arrivati al fatal 36esimo minuto sotto di 3, quindi 10-0 di parziale. Caroti è stato fautore di questa rimonta, anche se poi purtroppo lui insieme a Rossato hanno fallito due delle tre occasioni che ci avrebbero riportato quantomeno a un punto, mettendo la pressione su Chieti, che in quel momento era in grossa crisi. Non si gioca da soli, ovviamente, ci si aspettava un po' tutti di più da Alan Vosquil, che ha tirato di meno rispetto a gara 1, ha segnato ovviamente anche di meno, le percentuali sono in linea molto simili a quelle di gara 1, però ha segnato soltanto 4 triple, ci si aspetta un po' di più da lui. Sì, gli darei 5,5, sicuramente è stato sottotono, non dimentichiamo che Alan, un po' come tutti, ha pagato queste partite a ripetizione, dal punto di vista fisico sicuramente non avrà recuperato, ha tirato comunque poco e male rispetto a gara 1, perché ha avuto 4 su 12 da 3, e soprattutto il dato che consideravo esattamente speculare a quello che era accaduto in gara 1,
dove era venuto fuori alla distanza nell'ultimo quarto e soprattutto nell'overtime, ieri praticamente si è fermato a 17 punti dal punto di vista realizzativo al terzo quarto, nel quarto non ha più realizzato, quindi questo dimostra che nel momento decisivo è un po' mancato, mentre come dicevi bene Caroti, Fabi e soprattutto Powell, che però fino a quel momento aveva un po' vagato per il campo, sono stati gli artefici della rimonta che ci ha portato a un passo dall'incredibile sorpasso, scusami il gioco di parole, nei confronti della squadra teatina. Ne parlavamo prima, insomma, ne parlavamo durante il nostro viaggio. Qualora Vosquil si fosse aperto nella fase finale della sfida, eravamo qui a parlare di un 2-0 per la Viola nella serie, probabilmente. Si può chiedere l'impossibile, si sa che il tiro da tre è quello che predilige, ieri è stato più preciso da due, ha avuto 2 su 2 e Bartocci lo riconosceva nell'intervista che ti ha rilasciato, sicuramente chiede, ha stretto molto di più la difesa su di lui, poi avendo subito i nostri due lunghi, il 4 atipico e Powell, gravati di falli, sicuramente anche dal punto di vista dei blocchi, delle possibilità di smarcare Vosquil, sicuramente il danese americano ha sofferto da questo punto di vista. Mi permettimi una parentesi, l'arbitraggio di ieri non mi è piaciuto, ci sono state parecchie decisioni al di là del tecnico evocato prima di Fabi che non mi hanno convinto, e questo sicuramente alla lunga ha inciso, non in maniera determinante ma ha inciso. Sì, sì, anche perché tutta quella sequenza di falli antisportivo, il tecnico ad Agustin Fabi nel secondo periodo hanno dato il là al super break di Chieti, che poi ovviamente si è esaltata facendo canestro con Venucci, protagonista su tutti, è stato il vero americano aggiunto per una squadra che sta giocando con un americano e l'altro che secondo me non è un vero americano. Non lo vorrei risvegliare però. No, non lo risvegliamo Davis, anche perché ci dicevano i colleghi di Chieti che ha avuto molti problemi fisici, però effettivamente ieri l'americano l'ha fatto Venucci, diciamoci la verità, con un 4 su 7 da 3 e insieme a Turel che ha tirato anche molto bene 2 su 3, soprattutto ancora Zucca, come più volte sottolineato, è stato il vero valore aggiunto, l'artefice dell'incredibile 16-0, non 14 come mi ostinava a dire nell'intervista con il GM Condello, 16-0, perché loro sono passati sostanzialmente da 24-22 a 40-22, quindi ci hanno fatto questo parziale che poi di fatto non siamo riusciti a recuperare. In quel momento si è spenta la luce, prima il fallo tecnico di Fabi che forse è stato troppo nervoso e non ha capito il metro arbitrale diverso da gara 1, e poi un assoluto blackout e Chieti si è esaltata arrivando al massimo vantaggio che è stato di 18. Powell secondo me ha giocato una ottima partita, non ha mollato mai, ad un certo punto la squadra aveva capito che doveva fornirgli palloni sotto canestro, bisogna ripartire da Powell secondo me, perché in questa serie sembra avere tante cose in più rispetto al pacchetto lunghi avversari. Sì, anche se dico la verità nei primi due quarti non mi è piaciuto molto, forse appunto il metro arbitrale non l'ha favorito, anche lui si è gravato di falli, è arrivato a 4, poi alla fine ha subito la fisicità, parola non molto evocata, insomma, ma l'ha subita dei lunghi teatini, però poi si è esaltato nell'ultimo quarto, ha messo giù due stoppate, come tu hai detto, di lebroniana memoria, prima su Golden e poi su Zucca, e in un certo senso ha riportato sulla terra Zucca, ed è stato l'artefice di quella rimonta. Sicuramente molto passerà da Powell, perché come dicevamo anche in gara 1, lui ha tutti i mezzi tecnici e tattici per mettere in difficoltà il pacchetto lunghi di Chieti, non ci dimentichiamo che ieri Zucca di fatto ha giocato se non gli stessi minuti, insomma quasi gli stessi minuti di Mortellaro, io vedo qui Mortellaro 13 minuti, Zucca il doppio esattamente, quindi il doppio, segno che Bartocci ha puntato molto su di lui, non so quanto il buon Zucca possa durare, sicuramente in termini di esperienza e di capacità tecnica Powell se vuole se lo porta al bar, però deve crederci anche lui e giocare con più continuità. Ho sentito, ho letto sui social tantissime parole negative nei confronti di Riccardo Rossato, che non se ne merita assolutamente, perché è un ragazzo che si sbatte giornalmente, in campo lo dimostra con una grinta fantastica, è uno che corre, sta correndo da quando è arrivato a Reggio Calabria e ha fallito quel canestro che probabilmente poteva portare la Viola sul meno uno, è un appoggio in contropiede con l'uomo addosso, non era un tiro semplice ma neanche difficile, è arrivato stanco e stremato secondo me. Vabbè,
alla fine ero stato bucato questa partita dopo una serie di partite di prestazioni notevoli. Se mi permetti la citazione di Brera, l'ho sciagurato Riccardo, perché effettivamente con quell'azione che tu hai ricordato, ma anche con una successiva, ha sprecato grossime chance. Lo diceva a fine gara Bolignano, forse si è fatto troppo ingolosire dal fatto che ha visto uno spiraglio libero su quel contropiede, poteva ruotare meglio l'azione e arrivare a una conclusione meno affrettata. E soprattutto quello che non è andato giustamente giù al nostro coach è stata la rimessa successiva, che praticamente ha regalato a Chieti il più 11 e il sigillo con cui si usa un match. È stata una prestazione negativa, gli darei 4, però come hai detto tu, Riccardo non ha fatto mai mancare il suo contributo, e soprattutto in questa fase, nella prospettiva di un'assenza di Marulli, abbiamo bisogno del miglior Riccardo sia in fase difensiva che in fase offensiva. Assolutamente, serve un grandissimo Rossato. Proprio in quell'azione del contropiede c'era Vosquil quasi smarcato nei suoi canoni sulla parte destra, magari si è lasciato ingolosire anche da un contropiede uno contro uno. Poi il capitano Fabbi, lo abbiamo detto più volte, pedina imprescindibile, non si può fare a meno del capitano, anche lui deve imparare a gestirsi bene i falli, perché sta giocando da vero lungo in questa squadra e non da ieri, ormai è dall'inizio del campionato che gioca da numero 4 vero. Sì, è il vero metronomo, è l'architrave della squadra, come abbiamo detto più volte. In un certo senso la parabola della partita è partita appunto dal fallo tecnico di Fabbi, anche al tiro da tre di Fabbi che si è spento sul ferro, che è stata una delle tre chance che ci avrebbero riportato in quel caso in parità, ma comunque a stretto contatto di gomito con Chieti. Io ribadisco, il voto è altissimo per me, tra i migliori 6,5, ma ribadisco, in quel momento Chieti era veramente con la lingua di fuori, se mi passi il termine, c'erano fisicamente stremati, ed è stato anche molto bravo proprio dopo la bomba di Fabbi, che ci avrebbe riportato in parità, Bartocci a chiamare il time out, a rimescolare le carte, a rompere l'inerzia della squadra, e poi dopo gli errori che abbiamo citato prima, Chieti con l'esperienza di Golden, di Davis, che si è venuto fuori nell'azione più importante con un alley-oop, e di Mortellaro ha sigillato la gara. Ma comunque la prestazione di Fabbi resta sempre notevole. Tra l'altro, ne parlavamo in macchina tornando, ha fatto un'azione in contropiede con una finta clamorosa che penso andrà sicuramente tra le migliori azioni di questo turno di play-off. Sì, che vedremo domani su Viola 2.0. Sì, non so in quale posizione, ma penso che ci sarà sicuramente, come ci saranno le due stoppate di Marshawn Powell, quella contro Zucca e quella contro Golden, e come ci saranno le due bellissime schiacciate di Dario Zucca, rivelazione di questa giornata. Poi Tafly, secondo me, non è giudicabile, è impalpabile la sua prova, ma ha giocato anche poco. E poi c'è Tommaso Guariglia. Ma Guariglia, secondo me, in 6,5 l'ha meritato tutto, è stato tra i migliori ieri, non soltanto per le due azioni end one, che dicevo 2+1 che ha messo giù, anche perché si è confrontato con Zucca, sicuramente ha perso il confronto in termini di efficacia con il suo coetaneo, però ha tirato molto bene dal campo con un 3/5 e la sua presenza è stata molto molto importante nel momento in cui Powell ancora non era propriamente entrato in partita. Quindi anche dal buon Tommaso, che esce da queste due gare in terra abruzzese con due buone prestazioni, anche se forse in gara 1 è stato un po' sacrificato nel minutaggio, dal buon Tommaso dobbiamo attenderci un contributo per questo rush finale che ci aspetta venerdì e domenica. Eh sì, Giuseppe, ci ritroveremo sicuramente prestissimo, sarai ovviamente collegato venerdì per questa sfida, con la speranza di portare finalmente buone notizie e di chiudere questo campionato infinito e faticoso, e 20 campionati in uno, secondo me. Sì, 20 in uno, è stata veramente un'annata incredibile, speriamo di portarla a conclusione al più presto, e speriamo, se mi permetti, anche di ritrovare un po' di voce, perché questo tono baritonale non mi si addice, sicuramente non è radiofonicamente bellissimo. Sì, assolutamente, ti rifarai con la tua di voce, grazie mille Giuseppe. Alla prossima, grazie. Tutti figli di Campanaro, con Giovanni Mafrici. C'è blocchi e riceve Fabi, blocco di Guariglia. Fabi, prova il tiro da difficile.